non si possono lasciare lavoratori e lavoratrici nell'ansia, nell'angoscia, nella preoccupazione di poter perdere il lavoro ingiustamente e di vedersi e di vedere a fronte di questo soltanto un indennizzo che a un certo punto finisce e le famiglie devono continuare a vivere. La dignità della vita deve continuare ad essere assicurata. Questo è il punto. Senatore, allora questo articolo 18 lo modificherete? Se non vogliamo andare alle elezioni dobbiamo modificarlo. Penso che nessuno sia così responsabile da buttarci di nuovo nell'abisso da cui ci siamo appena allontanati di 2 centimetri. Sull'articolo 18 cosa proporrà il PD? Quello che ha sempre proposto, questo modello che funziona con la Merkel, non vedo perché non vada bene a Monti, che è così europeo. Modello tedesco, quindi? Sì, ma non è solo in Germania, è un modello ragionevole. L'intervento del governo sull'articolo 18 è stato un errore, lei condivide questo? L'intervento del governo sull'articolo 18 va nella direzione giusta con delle imperfezioni che vanno corrette. Cosa potreste proporre voi? Il richiamo della CGIL vi ha riportato al mondo, a un richiamo esistenziale al mondo del lavoro, alla difesa, cioè un partito che è nato sul mondo del lavoro? Al mondo del lavoro siamo già molto legati e soprattutto al mondo della nuova generazione. Stiamo parlando di licenziamenti per motivi economici che vengono considerati illegittimi da parte del magistrato e quindi noi crediamo che vada prevista anche la possibilità di reintegro come c'è nel sistema tedesco. Rosy Bindi lancia la possibilità di fare una manifestazione, che il Partito Democratico scende in piazza a dire che è il partito che sta con i lavoratori, lei è d'accordo? Noi lavoreremo in Parlamento perché è il luogo principale nel quale siamo impegnati e credo sia utile avere momenti di presenza sul territorio con i lavoratori, con i nostri iscritti, con i nostri lettori per dire chiaro qual è la nostra proposta per il lavoro che oggi per quanto riguarda il punto specifico sull'articolo 18, ma non solo, perché penso anche al capitolo dei collaboratori coordinati che si vedono un aumento di contributi molto consistente, non va bene.